Onorevole Gelmini, lei è stata anche ministro dell'istruzione, un testo per reintrodurre l'educazione civica a scuola. Quanto è stato dannoso per gli studenti non averla come materia a sé? Diciamo che dal 2008 l'educazione civica è compresa nei programmi scolastici, dovrebbe essere, come dire, comunque una materia di studio. È chiaro che non avere ore dedicate probabilmente ha inciso sul fatto che non si è data pari dignità a questa materia rispetto alle altre. Siamo in tempo a recuperare spazio sull'educazione alla cittadinanza, guardiamo al futuro, sicuramente gli insegnanti sono pienamente in grado di cogliere l'emergenza di una educazione alla cittadinanza fisica ma anche digitale, quindi io mi auguro che i diversi testi proposti anche dai colleghi possano essere riassunti in un'unica proposta di legge che porti a dare centralità e protagonismo ai principi della Costituzione all'interno dell'ordinamento scolastico. Educazione all'informatica, alle nuove tecnologie, ma cellulari spenti in classe? Sì, perché in classe deve vigere il rispetto dell'insegnante, i ragazzi hanno tante ore per dedicarsi alle chat, a WhatsApp, ai social, è bene che entri l'informatica in classe, io mi sono battuta per questo, per le lavagne interattive multimediali, ma questo non significa distrarsi quando l'insegnante spiega o perdere attenzione durante le ore di lezione. Quindi io sono contraria all'utilizzo dei cellulari in classe, sono assolutamente favorevole alle nuove tecnologie, tant'è che le abbiamo anche ai tempi in cui ero ministro, abbiamo lavorato con Valentina Prea, con i colleghi per introdurre le nuove tecnologie.